Siamo lodati Gesù e Maria. Questa 22ª domenica del tempo ordinario, fratelli e sorelle carissimi, mette sotto buona la nostra attenzione il tema della Santa Croce e in quest'ultima omelia vorrei fare un po' una sintesi delle puntate precedenti e approfondire un ultimo punto della croce, che è appunto quella dell'abbracciare volontariamente alcune croci che non sarebbero parte integrante della nostra vita. È un po' il tema della seconda lettura, quando San Paolo usa queste bellissime parole che vi invito a fare attenzione, perché sono riprese anche dalla preghiera eucaristica numero 3, che farò durante questa Santa Messa proprio per accordarla con la seconda lettura. Le ripeto, fratelli, vi esorto ad offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Noi sentiremo dire nella preghiera eucaristica: egli faccia di voi, egli il Padre, un sacrificio perenne, egli, scusate, Gesù Cristo, faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito. Quindi una vita sacrificata per amore del Signore. E questo è il vertice, diciamo così, della scuola della croce. Allora, ricapitolando, Gesù nel Vangelo dice una cosa molto semplice: non c'è vita cristiana senza croce. Chi espunge dalla vita o dal pensiero cristiano la croce, Gesù usa parole terribili, incarna lo spirito del mondo. Tu non pensi secondo Dio ma secondo gli uomini, dice a San Pietro, che passa dalle stelle alle stalle, ricordate la settimana scorsa hai detto Papa, e oggi incarni lo spirito del mondo e sei Satana, ungi da me Satana. Quindi chi toglie di mezzo la croce è satanico. Pensate adesso bene, come prima battuta, tutta quanta la questione dei crocifissi nelle scuole, cioè avete mai pensato? D'accordo? Non è semplicemente un simbolo religioso, capite? Perché la croce è un mistero grande, cioè togliere il crocifisso significa: io la croce non la voglio più considerare, non la voglio vedere. E se voi pensate bene, cosa sta facendo la nostra società moderna negli ultimi anni? Sta togliendo tutte le forme di croce. L'ultima frontiera qual è? Casi recenti di cronaca, l'eutanasia. Che cos'è l'eutanasia? È togliere lo scandalo della sofferenza forte e irreversibile di qualche anima che sta in punto di morte, e quindi lo prendo e gli do un aiutino, gliela tolgo io la vita per evitare che soffra troppo. Ma soffrire uguale croce. Gesù in croce soffriva. La sciagurata legge 194 del 1978, cos'è l'aborto? Mi è capitata una gravidanza indesiderata, mi complicherebbe la vita, gli devo stare dietro, e che faccio? La tolgo di mezzo. Capite? Proviamo un attimo a leggere tutte quante le cose di questo tempo in questo orizzonte, no? Le libere convivenze tra i giovanotti, è troppo complice, cioè, impegnarsi, cioè, fare il matrimonio, che dopo non può tornare indietro. Se dopo le cose non vanno bene, facciamo un giro di prova. Che cos'è? È paura della croce, quindi io ho paura di fare una scelta definitiva che poi mi coinvolge e che poi mi chiede un sacrificio per stare dietro l'essere fedele, no? Provate a leggere tutte quante le cose, quindi la mentalità contemporanea che incarna lo spirito di Satana toglie la croce da tutto e da tutti. Perché toglie la croce da tutto e da tutti? Perché ha tolto completamente l'orizzonte soprannaturale. Gesù a un certo punto spiega a che cosa ti serve guadagnare il mondo intero se perdi la tua anima. Cioè, noi non siamo, la nostra vita non è limitata a 80, 90, 100 anni per i più fortunati di vita terrena, capite? Perché se la nostra vita fosse soltanto la vita terrena, è certo che dovremmo eliminarla la croce, d'accordo? Perché se tra poco io muovo, che cosa devo fare su questo mondo? Devo cercare di divertirmi il più possibile, di godere il più possibile e di tenere la sofferenza il più lontano possibile, o no? Ma se c'è un altro orizzonte, se c'è un'altra visione della vita, dicevo ieri, non è che il nostro Signore si diverte a farci soffrire, perché la croce non è una cosa di per sé stessa gradevole. E vi dico subito che se il nostro Signore potesse, la croce non esisterebbe. Provate a pensare a questa cosa. Secondo voi, se l'uomo non avesse peccato, c'è stata questa grande questione teologica, Gesù sarebbe venuto sulla terra lo stesso oppure no? La risposta più accreditata, scusate una cosa, è sì, sarebbe venuto a fare cosa? A nobilitare la razza umana, a prendere, a dire: guarda quanto ti voglio bene, mia creatura perfetta, ti voglio talmente bene che la unisco alla mia persona divina, l'uomo Dio, il capolavoro della creazione. Ma sarebbe morto in croce Gesù?
No, la croce è diventata necessaria come rimedio al peccato, perché il peccato è creazione di male, d'accordo? È ricerca disordinata di piaceri, le conseguenze sono creazioni di fabbriche di male. E come si toglie il male? Prendendolo su di te e distruggendolo con amore. Questo è quello che ci dimostra la croce di Gesù. Ecco perché il nostro Signore permette, e a volte qualche volta ce la manda qualche croce, ma sempre per il nostro bene. Allora, cosa sono le croci? Dicevo la messa di ieri sera e anche quella di stamattina. Alcune croci, figlioli miei cari, non ci si può fare niente. Cioè, ci capiteranno, poi dipende da noi se vogliamo prenderle, come dice Gesù, o se vogliamo arrabbiarci e ribellarci, come faceva il buon ladrone, il cattivo ladrone al Calvario. Ricordate che fianco a Gesù c'erano due persone, una buona e una cattiva, che incarnano proprio due spiriti, lo spirito del mondo e lo spirito di Dio. Cosa dice il cattivo ladrone a Gesù? Ma tu sei figlio di Dio? Allora scendi e fammi scendere pure a me. E quante volte noi lo diciamo al nostro Signore? Tu sei Dio? E perché sto soffrendo in questo modo? E perché mi sei ammalato mio figlio? E perché è morto tizio? E perché non mi hai guarito Caio e Sempronio? La stessa cosa che dice il cattivo ladrone. Quindi se tu sei Dio, levami la croce. Cosa dicevano i soldati sotto la croce di Gesù? Sei Dio, scendi, scendi, scendi. È sceso? E cosa ha detto il buon ladrone? Guarda, io ne ho fatte da tutti i colori, per cui non è che dovrei stare qua peggio. Tu nuova invece, che te devo dire? A me mi sta bene, lo accetto, ricordati di me quando sarà nel tuo regno. E qual è stato l'esito? Che Gesù ha fatto il primo salto senza ricorrere alle commissioni del Vaticano. Oggi sarai con me in paradiso, ha fatto lui, d'accordo? Il primo santo l'ha canonizzato il nostro Signore, quindi si è preso, diciamo così, la primizia l'ha fatta lui, il resto li lascia al Papa attraverso le commissioni della Santa Sede, d'accordo? E noi come stiamo? Allora, quali sono le sofferenze che ci possono scappare? Le avversità della vita. Noi moriremo, moriranno le persone che sono nostre vicine, a volte capitano delle tribole grosse, io ne so qualcosa, un'esperienza di vita, quando ti muore un figlio, è una delle cose più gravi che possa succedere, d'accordo? Un rovescio economico, perdi il lavoro, ce ne sono una montagna di situazioni. Che vogliamo fare? C'è chi dinanzi a queste cose bestemmia, come il padrone cattivo, dice: ah, se Dio esistesse non mi avrebbe fatto perdere il lavoro, quindi io non voglio manco non ti parlare, lascia perdere la messa tutte le cose. E c'è chi invece l'affronta in un altro modo, d'accordo? Bene, se mi hai dato questa prova, mi metto tranquillamente nella tua volontà, ti chiedo di provvedere, di aiutarmi, certamente provvederai. Se mi hai messo in questa situazione è perché mi fa bene e ne uscirò sicuramente più felice e più santo di prima. Basta. Poi c'è la croce necessaria dei comandamenti. D'accordo? Io dico a voi, così come dicevano gli antichi parrocchiani, io non vado in giro a prendere per il collo le persone, a obbligarle ad andare a messa, d'accordo? Non lo faccio. Però il problema è che andare a messa è il terzo comandamento, quindi non è un opzionale, tanto per dirne uno. Cioè tu a messa la domenica ci devi andare. Come dire, è un piccolo sacrificio, se il sacrificio vogliamo, devi dare onore del tuo tempo al nostro Signore, lo vuoi fare o non lo vuoi fare? La prendi questa croce e dici: no, ma io oggi voglio andare al mare, oggi voglio andare al mercato, oggi voglio fare questo. Benissimo, cioè libero arbitrio, d'accordo? La croce la lasci o la croce la prendi? È chiaro che le conseguenze sono differenti. Il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo con i suoi angeli e renderà ciascuno secondo le sue azioni. Capite? Perché osservare i comandamenti, pensate a due giovanotti che scelgono come doveroso anche oggi di vivere in purezza. È un sacrificio o non è un sacrificio? Ma è obbligatorio anche oggi, cioè sono dei piccoli eroi che fanno queste cose, però in fondo mia madre diceva, con anima, fai mezza parte dell'obbligo tuo e manca tutto, perché il sesto comandamento è ancora vincolante, non è che è diventato un consiglio. Allora, oggi non è, la società è corrotta, quindi se ti va cerca di essere puro. No, è rimasto sesto comandamento, quindi non è un consiglio, è un comandamento. Quindi è chiaro che oggi è molto più difficile metterlo in pratica, per quello è bombardato da tutte le parti, viene anche deriso se fa una cosa del genere, però è un comandamento, capite? Dicevo la messa di prima, una coppia di giovani sposi che si apre alla vita, come doveroso, perché la contraccezione è un peccato mortale, ieri, oggi e sempre, e in tutte le forme, d'accordo? Ma che succede? Qui andiamo verso la prima lettura, Geremia che soffre e
a causa della parola di Dio e della sua fedeltà al Signore, dice, la tua parola è diventata per noi oggetto di un proprio discredito. Una coppia giovane che si deve prendersi la vita, io sono un po' di esperienza, come doveroso, che però oggi sono dei piccoli eroi, ho fatto il terzo figlio, ho fatto il quarto, ho fatto il quinto, ma tu sei matto, tu qua, tu a destra, tu a sinistra, e sapete che a volte prima di dire tu sei matto, tu qua, tu a destra, tu a sinistra, i familiari più stretti, d'accordo? Non i colleghi che sono lontani da Dio, colleghi che sono lontani da Dio, rimangono e dicono, oh, mappa questo, ci ammazza quanta vede che c'hai, ma le persone più vicine, d'accordo? Oppure quando qualcuno sceglie di avvicinarsi un po' più al Signore, comincia a dire il rosario, già questo puzza un po', va a messa un po' più spesso, ecco, sta esagerando, sono fuori di testa. Quindi questa è un'altra forma di croce, che è quella derivante dalla nostra fedeltà al Signore e dal nostro voler seguirlo un po' di più. Poi c'è l'ultima, quella di San Paolo, offrire i nostri corpi come sacrificio vivente, santo e gradito a Dio. Noi, parte anche di questa comunità, è reduce dal pellegrinaggio di Fatima, dove la Madonna ha, come dire, esortato a vivere la seconda lettura. Volete voi offrire un po' di sacrifici per riparare i peccati in cui Dio è offeso e per ottenere la conversione dei peccatori? Se uno legge la vita dei pastorelli, altro che corpi offerti in sacrificio, cioè hanno fatto dei gesti dei bambini che a noi sembrano, e non sono in realtà, esorbitanti. Allora, quando uno capisce il senso della croce, capisce questa cosa. Io quanto più riesco a sacrificarmi un po', ma non come una cosa brutta, capite? Perché il sacrificio cristiano è fatto, dice San Paolo, con gioia e con amore, cioè noi non siamo masochisti. Allora, oggi come devo soffrire? Allora oggi non bevo il caffè, così soffro un po', che bello, ho sofferto. No, capite? Cioè, un piccolo sacrificio non si offre per il gusto di soffrire, perché il nostro Signore non ci vuole far soffrire, l'abbiamo già detto, ma io faccio questa piccola cosa come offerta in riparazione dei peccati che io stesso ho fatto, per purificarmi un po' e per dire al nostro Signore, sai quanta gente lo offende che altro che un caffè, non lo so, mangia fino a diventare obeso oppure fa un sacco di peccati impuri, io faccio questa piccola rinuncia per riparare quello che fanno, per amore, per fare in modo che gli arrivi la grazia della conversione, d'accordo? Altro esempio, vi racconto un episodio, ogni tanto racconto gli episodi vissuti. Quando ero un giovanissimo vice parroco, io non portavo la veste talare, non ricordo, portavo il clergyman. Clergyman sempre portato. Poi un giorno vi spiegherò perché porto sempre la veste talare, perché c'è un motivo, e non è perché sono tradizionalista, c'è un motivo, diciamo così, interiore, legato alla mia devozione mariana, ma non è questa la sede per approfondirlo. D'estate, sapete che ci stanno le camicette a maniche corte, e io chiaramente c'avevo la camicetta a maniche corte perché non ci vede assolutamente niente di male. C'era un sacerdote a Santa Maria Moretti, buon'anima, uno dei pochi confessori che era ancora, non so chi di voi l'ha conosciuto, si chiamava Don Destino, era alto così, piccolo piccolo, e lui d'estate tutte le mattine veniva a tirare il saliotto e si presentava sempre, quando andava a fare colazione insieme, e si presentava sempre con la giacca addosso. Io non ci avevo fatto caso, no? Un giorno, non so come uscì il discorso, e volendo anche forse riproverare un po' a me, mi fa, ma tu hai visto? Io ho sempre le braccia coperte, mai le braccia scoperte, ho sempre la giacca. Io sono cascato dalle nuvole, perché dico, perché? E mamma che? Penso del paese, no, insomma, che ma questa è un'agitazione che ho messo. Dopo ho capito, perché dopo sono andato a informare, che tradizionalmente, specialmente nel clero, come dire, scoprire le braccia non è che è peccato, ma è una cosa un po' sconveniente. E lui, diciamo, come gesto di mortificazione per amore del Signore, non lo faceva mai, manco quando si moriva legato, E guardate che si moriva legato, perché quest'anno abbiamo fatto una bella estate, ma vi assicuro che nel 2003 io ero a Santa Maria Moretti. È una bella lotta tra il 2003 e il 2017, è stata una cosa allucinante, d'accordo? Come questa estate. E io allora li scoprì, dico, ma guarda questo, e io me lo sentito un vento, dico, ma guarda questo, c'ha 90 anni, d'accordo, che fa ste cose, e io ho 30 anni, perché ce n'erano 35, insomma, ma non lo sapevo, d'accordo, non è una cosa, capite il senso, no? È una piccola mortificazione, perché per il decoro, cioè, non mi piace come sacerdote andare in giro un po' troppo in desabillé, d'accordo?
Io ho riflettuto su questa cosa, non passava neanche per l'anticamera del cervello, lì per lì non ci ho fatto caso, dopo molti anni avrei capito il senso e il valore. È chiaro che questa è una piccola mortificazione, d'accordo? Perché non è che un prete che per dire in maniera corte fa peccato, non fa nessun peccato, che sia, come dire, dignitoso e decoroso. Portare la giacca è un gesto di mortificazione, quindi è un gesto che per il decoro, per spirito di mortificazione, io lo posso fare. Quindi vedete, San Paolo dice che bisogna soltanto offrire i nostri corpi, quindi non semplicemente, come dire, le sofferenze che il Signore demanda, ma prova a pensare, se capisci il senso di queste cose, come conformarti a Gesù Crocifisso, che è quello che hanno fatto tutti quanti i santi. Perché? Per espiare molti peccati, per ottenere molte conversioni dei peccatori, e attenzione, e per avere grandi glorie in cielo. Quando ritorna Gesù, prenderà ciascuno secondo le sue opere. Gesù ha detto queste parole nel bocca di tanti santi: non c'è neanche un minimo sacrificio, anche un bicchiere d'acqua, come dire, che lo sorseggi più lentamente, anche se non vorresti bere, che c'è la sede che non ci vuole, neanche uno di questi che in cielo non viene ricompensato. E non ricordo se è stato Padre Pio o comunque qualche altro santo che ha fatto pervenire ai superstiti in terra questa cosa: i santi in cielo è chiaro che sono felici, ma vorrebbero tornare sulla terra, sapete per quale motivo? Solo per un motivo: per fare qualche piccolo sacrificio in più per il Signore, perché fatto questo in cielo godrebbero ancora di più di quanto stanno già godendo. L'unico motivo per cui qualcuno vorrebbe tornare dal cielo. Questo chiaramente ce la dice lunga sul senso soprannaturale cristiano della croce. Chiaramente il cammino della croce è un cammino, d'accordo? Non si arriva a interiorizzare l'importanza delle croce del sacrificio dal giorno domani, però abbiamo l'esempio dei santi che hanno vissuto una vita veramente, che dire, sacrificata e mortificata è poco, non perché erano matti o fuori di testa o psicopatici o masochisti, qualcuno oggi ce ne esce anche con questi, ma perché avevano capito profondamente il valore salvifico e purificante della croce, che del resto ha caratterizzato la vita terrena di Gesù. Tanta la gloria di Gesù stesso in cielo, quanta è stata la sua aderenza e il suo abbracciare la croce in tutta la sua vita terrena, non soltanto nel Triduo Pasquale, ma in tutta la sua esistenza. Chiediamo a Maria Santissima che ci aiuti, anche lei è stata una grandissima amica della croce, a interiorizzare sempre più e sempre meglio il senso cristiano della croce, non soltanto per accettare con amore le croci che il Signore ci manda, ma per avere la forza di essere sempre coerenti nel testimoniare la fede, anche quando ci costa qualche croce e persecuzione, ed anche imparando piano piano ad offrire anche il nostro corpo come sacrificio vivente e gradito a Dio per la sua gloria, la riparazione dei peccati e la conversione di chi non conosce l'amore di Dio. Siamo lodati Gesù e Maria.